Marzia Crispolti Zacchia, direttrice artistica del Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago. Come sta andando la rassegna quest'anno? All'inizio mi sembra molto buono. Sì, infatti quest'anno, come tutti gli anni d'altronde, l'inizio è stato splendido, direi, e con un pubblico eccezionale per tutti quanti i concerti e soprattutto per il concerto naturalmente dei veneti, degli interpreti veneziani, che purtroppo non abbiamo potuto accogliere tutte le persone che volevano partecipare al concerto. Mi dispiace, ci vorrebbe forse un pochino più di spazio. Paola Del Verme è la pianista di questo trio, venite da Bologna, credo. In questo momento è più popolare la musica sinfonica da camera o la lirica in Italia? È una domanda molto difficile. A me piace moltissimo la lirica e vedo che c'è un discreto pubblico. Dopo questa chiusura che c'è stata per il Covid, vedo che soprattutto d'estate, nelle piazze, le opere vanno ancora molto. Sulla sinfonica anche sicuramente, diciamo, che la speranza è di continuare e ritornare e avere sempre più occasioni, perché col Covid è stato un po' un problema per tutti i musicisti e anche per il pubblico naturalmente. C'è ancora questo fatto che lo spettacolo dal vivo è unico, è un momento che è irripetibile, emozionante, e quindi ancora questo aiuta lo spettacolo. Purtroppo il cinema, dico purtroppo perché a me piace molto, e purtroppo so che per il cinema è un grosso problema, ma noi speriamo che per tutte le arti, insomma, ci siano possibilità di recupero. Ginevra Schiassi, soprano, ci parli del programma di questa sera, perché avete scelto questi brani, c'è un motivo, sono brani che amate di più rispetto ad altri? Beh, in parte ovviamente amiamo questi brani, ma perché ci offrono soprattutto la possibilità di fare dei pezzi d'assieme. Quindi solitamente nei concerti lirici, insomma, è un susseguirsi di arie che sono i momenti più belli dell'opera e quindi è molto piacevole per l'ascoltatore. Però i pezzi d'assieme di solito vengono sempre un po' trascurati.